Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuovissima puntata della nostra serie di Pixelmon. Allora ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Scorsa puntata abbiamo acquistato questa bellissima e fantastica medaglia. Acquisito più che acquistato, perché alla fine abbiamo sfruttato il capo palestra che ce l'aveva. E quindi ufficialmente siamo a tipo meno 2 dalla fine delle palestre. Ora, mi è venuta in mente un'idea che potrebbe essere interessante per quanto riguarda il continuo della serie dopo le palestre. In realtà è un'idea che potremmo anche gestire già adesso, perché non è difficile. E per fare questo però c'è una cosa importante che andiamo a craftare oggi, perché non voglio comprarla, infatti costa un po', quindi vorrei in realtà farla manualmente. Quindi mi serve per esempio un pezzo di redstone, anzi mi serviranno 4 pezzi di redstone, della glowstone che io ho in realtà qui, perché mi serve anche una lampada di glowstone, e mi sembra del vetro se non ricordo male. Quindi scusami, ma io ho blocchi di ferro, ok, del vetro dicevo, eccolo qua. Per fare una piccola cosetta, ne servono 6 perché servono tipo i vetrini, quelli normali, credo. Dovrebbero essere in realtà quelli. Allora andiamo un attimo qui, andiamo a craftare quindi il nostro piccolo e fantastico speciale oggetto che servirà. E allora bisogna fare così, così, così. E ho dimenticato un'altra cosa, ho dimenticato, devo prendermi anche 2 di coloranti, ok. E ci craftiamo, come potete anche notare, il fatto che sto utilizzando il colore rosso, un Pokédex, ragazzi miei. Infatti il Pokédex si fa in questo modo, se ricordo bene. Eccolo qua, e tada, abbiamo un Pokédex funzionante che ci dirà i Pokémon che abbiamo e quelli che dovremmo riuscire a recuperare in futuro. Quindi ci sta come cosa. Il problema è che adesso cosa voglio fare come obiettivo, perché questo non ve l'ho ancora detto. Voglio catturare tutti i Pokémon dal primo al 151, cioè i primi Pokémon che sono nella prima generazione, quindi un po' quelli che troveremo anche su Pokémon Go, o che abbiamo trovato su Pokémon Go. Quindi voglio andare alla ricerca di un sacco di Pokémon per poter completare la mia piccola e fantastica collezione di Pokémon. E per fare questo ho bisogno ovviamente di andare avanti. Quindi cosa faremo? Andremo alla ricerca dei Pokémon iniziali oggi, per arrivare più o meno verso il livello, verso il 30, più che altro, non livello, ma diciamo verso il numero 30, così da avere già una prima cosa da prendere avanti. Ora, altro non so se ci sono opzioni, non credo, perché questo era 1.7.10, quindi non c'era troppe opzioni per il Pokédex. La cosa bella è che nella versione nuova di Pokémon, di Pixelmon in questo caso, non ci sono per esempio i Pokédex da craftare, quello che ho capito, perché tipo te lo danno automatico, come se foste già allenatori Pokémon, mentre qui non lo siete. Comunque devo catturare per ora un paio di Pokémon e so già cosa trovare, quindi andiamo a cercare un po' in giro i Pokémon che ci servono. Bene, inizierei quindi con i primi Pokémon a catturare. Voglio andare velocemente con delle Ultra Ball, perché alla fine ce n'è un sacco, però anche delle Pokéball potrebbero essere interessanti. Allora facciamo Mega Ball e Ultra Ball per il momento, dai, perché non ci interessa fare troppa roba. E andiamo quindi verso il warp iniziale. In questo caso dovrebbe essere il Grindr, perché nel Grindr ci sono un sacco di cose che possiamo trovare. Per esempio possiamo trovare sia i Charmander sia i Charmeleon, che in realtà vabbè, troveremo Charmander e poi troveremo anche gli altri. Sia possiamo anche trovare diciamo il nostro Squirtle, che poi faremo diventare Wartortle e Blastoise. Quindi cerchiamo di fare il nostro meglio per catturare almeno quei due primi iniziali. Non so se devo combattere oddio, in realtà non è che dico combattere, più che altro non so se devo catturare qualche Pokémon di questo tipo. Però iniziamo comunque con Charmander. In realtà forse ce l'ho già un Charmander, quindi iniziamo con Squirtle, che sono sicuro che non ce l'ho per niente. Quindi andiamo con Zaino, andiamo con una Ultra Ball, sperando che diciamo abbiamo fortuna nel catturarlo al primo colpo o nei primi colpi. Ovviamente è un problema, perché in effetti devo in teoria fargli del male e lasciarlo a pochi HP. Sarebbe utile utilizzare per esempio uno Shiter, sì, con falso finale, che mi permette in realtà in modo più facile di catturare un Pokémon lasciandolo comunque un HP, perché tipo non lo può shottare in nessun modo. Vediamo un po' se siamo fortunati. In realtà no, perché ho visto la Pokéball uscire. Dovete sapere tipo che aspetta, non mi leva nemmeno un HP. Sei serio? Sto dicendo, dovete sapere che tipo le Pokéball si vedono, ma sono un po' strane per quanto riguarda questi qui, i Pokémon che sono in questo strano luogo. Perché? Perché sono delle mezze statue che noi quando li combattiamo, diciamo, ci permette di poter vedere quest'ultimo. Mi sa che mi conviene per forza livelli un sacco di HP, quindi mi conviene a questo punto andare con un piccolo Bulbasaur sonnifero, mazzate, e ci riusciamo in qualche maniera. Abbiamo sbloccato il Bulbasaur? No, questi erano sempre quelli bugati. Allora, vediamo un po', forse mi conviene fare per ora in questa maniera. Vediamo un po', dobbiamo lasciare un po' di Pokémon, quindi facciamo così, così, ottimo. E ci prendiamo qualche Pokémon bassino. Per esempio abbiamo Flareon, però c'è pistola acqua, piglia botte. Allora facciamo Leafeon, bene. E cerchiamo di catturare quindi questo benedetto Pokémon, possibilmente, perché vorrei un po' ucciderlo. Quindi vieni qua Squirtle. Allora Leafeon, gli fai azione. Non è che abbia niente Leafeon, perché viene un Pokémon decente giusto per fare un inizio.
Ok, non dovrebbe morire troppo spesso, anche perché è tipo, cioè, tipo erba, quindi dovrei prendere troppe botte. Allora, prendiamo Squirtle e ho visto che non abbiamo Charmander, abbiamo soltanto Charizard, quindi a questo punto andremo tranquillamente in questa maniera per poter catturare i Pokémon. Iniziamo con la Ultra Ball. Non ho in nessun modo nulla per poterlo addormentare, quindi è un problema. Comunque, il più grande dubbio per poter finire questo Pokédex qual è? È che dobbiamo catturare anche un Mew e un Mewtwo. E in realtà fare il Mewtwo non è proprio facile. Nel senso, Mew è un po' più fattibile. Possiamo comprarcene anche uno che è stato già utilizzato 3 volte, così che non ce ne frega niente. Oppure andare alla ricerca di quest'ultimo. E in effetti non è proprio una cosa facilissima, quindi potrebbe essere parecchio pericoloso, ma soprattutto difficile da fare. Comunque catturiamo un attimo questo bellissimo fantastico Squirtle maledetto. Ok, lo Squirtle è catturato, ragazzi miei. Ora ci serve ovviamente un Charmander. Ricontrolliamo di nuovo qui, magari mi sono perso davvero un Charmander. No, in effetti non ce l'ho, ragazzi, quindi è un po' problematico come cosa. Quanti box abbiamo? 12, vero? Quanti? No, in genere abbiamo 16, ne abbiamo. Ok, quindi abbiamo sia Squirtle sia Leafeon. Cioè, scusatemi, sia Squirtle che in realtà Charizard, però in realtà non ce l'abbiamo Charizard, quindi devo catturare per ora un Charmander. E questo potrebbe essere un bel problema, perché in effetti dovrò utilizzare qualcosa di utile. Allora, vabbè, cerchiamo di fare un po' di danni, anche se lui ha comunque in realtà delle mosse un po' più forti di me e ha poca difesa, quindi dovrò andare di nuovo per delle Ultra Ball. Speriamo che bastino le Ultra Ball e Mega Ball, perché sono solo la cacca. E abbiamo catturato anche il nostro piccolo e fantastico Charmander. Sostituiamo Leafeon, che è morto magicamente. Povero Leafeon, mi dispiace per te. E prendiamo il nostro bellissimo fantastico Charmander. Quindi adesso abbiamo Charmander e Squirtle, va bene, che dobbiamo ovviamente expare in qualche modo. Quindi facciamo in questa maniera: vediamo per esempio a Squirtle per ora questo. Andiamo verso casa. Mi conviene andare a casa in realtà per fare l'expaggio? Sì, credo di sì, perché mi serve arrivare tipo a livello 30 e passa per Squirtle. Invece per Charmander mi serve soltanto un paio di livelli per far diventare Charmeleon, perché poi basta, perché alla fine, vedete qua, mi manca, allora, prime evoluzioni ce l'ho tutte. Poi abbiamo Charmander, abbiamo appena preso, mi manca Charmeleon, poi da Squirtle tutto quanto. Ovviamente mi servono anche tipo i Pokémon Coleottero, che sono i primi, Rattata, i Pidgey, perché ho soltanto Pidgeotto, dirette Pidgeot direttamente. Quindi devo fare un po' di lavori off camera, però ehi, possiamo catturare un sacco di Pokémon se vogliamo. Quindi andiamo a casa prima. Facciamo quindi spawnare un boss facendo slash gift. Ok, ed eccoci quindi qua. Ah, abbiamo preso anche un po' di robe decenti. Ah, guarda qui, siamo arrivati alla massima, ho recuperato un sacco di soldi. Figo, pure il Pixmon Drop, vediamo che sono già droppato. Niente, non ce lo dice. E abbiamo 3D Cracker, scusatemi. È Articuno! La madonna, raga, Articuno. Come faccio a beccarlo? Aspetta, devo beccarlo in qualche maniera. Ok, Articuno, raga. Porca vacca. Se li faccio... Allora, vediamo un attimo. No, terremoto non va bene, perché dovrebbe essere... Ok, cascata. Cascata potrebbe essere interessante, perché non credo... No, non credo. Terremoto non dovrebbe funzionare, perché è tipo volante lui. Martel pugno dovrebbe funzionare invece. Che funziona martel pugno, perfetto. Però è che probabilmente morirò subito. Mi servirebbe l'Ax. Dovrei buttare l'Ax per fare più danni possibili, perché è lui che deve fare tipo i danni necessari. Vediamo un po', apparentemente sono morto infatti. Ok, Lax, facciamo un bel fulmine ragazzi in testa e muore subito Articuno. Speriamo che non muoia in realtà. Ok, Articuno morto, perfetto, ci siamo. Squirtle aumenta di livello, abbiamo quindi un po' di cose, vediamo un po' se livella e si, diciamo, è più forte. Morso, al posto di azione o colpo coda? Colpo coda. Ok, rapigiro, al posto di, no, al posto di niente, fa schifo rapigiro. Protezione non ci interessa, idropulsa al posto di bolla, va bene. Ok, abbiamo preso attacca lite, abbiamo preso grandine, falce cannone e pianta solare. Nel frattempo il nostro Squirtle sta diventando, ma quanto è piccolo sto Squirtle? Madonna, è misero, diventerà un War Turtle e probabilmente più avanti diventerà anche un Blastoise. Probabilmente ci avremo in questa puntata, perché non è difficile arrivare fino al livello 30. E il dopo livello 50 che inizia ad essere complicato la faccenda, quindi dobbiamo fare molta attenzione a questa cosa. Comunque eccolo qua, diventerà War Turtle, molto bello. Eccolo qua, War Turtle. E siamo a 25, quindi tanta roba. Ora possiamo affrontare Marill e Hitmon Top. Quindi affrontiamo per esempio Marill adesso. Andiamo sempre per l'Ax. Vediamo un po' l'Ax. Li facciamo, vabbè, tranquillamente un po' di danni con fulmine. Cioè dovremmo one shotare in realtà. Se siamo fortunati, ma non credo, forse l'Ax non ce la fa. Speriamo anche che vada bene. Ce la puoi fare? Dai che ce la possiamo fare a shottarlo Marill. Tanto non è forte per niente. Marill è comunque anche al primo stadio. Thunderbolt l'ha ucciso. Ok, abbiamo Petra Focaglia e Calmamente. Siamo ancora a livello 26. Mi servirebbe andare con Porygon. Andiamo con Porygon, ma che facciamo anche un po' di livelli a Porygon. E Psichico dovrebbe essere super efficace. Anzi lo è.
problema è che che lui, allora, mi ha scelto, no, mi ha scelto lui, mi ha scelto, bella merda, l'Ax, che li butto con l'Ax, in realtà, Fulmine dovrebbe funzionare, non troppo, però funziona, diciamo che fa i suoi danni standard, per essere una mossa normale, fin fine, ok, quasi morto, manca, ci faccio giusto morso e ce la possiamo fare, sgranocchio, più che morso, ok, morto, dai, opla, perfetto, quindi Wartort livella anche, idropulsar, ma l'ho fatto idropulsar, posto di bolla, abbiamo quindi breccia e pietra lunare, perfetto, livello 28, andiamo a curare i nostri Pokémon e facciamo rispawnare altra gente possibilmente, altra gente da far spawnare, mini boss, ancora, c'è un Coffin, che rottura il Coffin ragazzi, andrò per Swampert e gli facciamo stabbare una bella mossa carina, che adesso se riesco a fare, che Coffin, ok, un bel terremoto cattivo su Coffin e lo massacriamo ragazzi. Ho failato? Ho fatto esplosione? Sei in serio? Ah, ok, però non mi ha levato niente, non mi ha levato, un po' stupido. Swaplu, via qua. Anche Altaria era molto carino in realtà. Ok, e su di te gli faccio tipo volante lui, quindi devo fare di forza qualche altra mossa. Non posso usare terremoto, che è la mia mossa preferita, devo essere sincero. Riduttore in realtà dovrei fare anche parecchio male, perché non credo che sia troppo tank lui. Quindi il riduttore di cattiveria lo shottiamo veramente con lo suo peso, che insomma è un peso enorme. Non lo shottiamo? Che schifo per poco. Dai, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Ok, safeguard ho usato, però ha missato, quindi va bene. Wartortle ci sta. Abbiamo trovato gambo e raggio scossa. Qualcosa di un po' più decente, qualcosa di utile, diciamo. C'era un altro, che è quello lì, perfetto. Lickitung. Lickitung è... questo è un problema da battere. Vabbè, in teoria non possiamo usare, per esempio, riduttore. Dovremmo andare per cascata, per forza. Ok, perché dovrebbe essere tipo, se ricordo bene, Lickitung era tipo, dove mi stanno chiamando, era tipo, cosa mi si chiama, spettro, giusto, quindi non dovrebbe prendere danno in quel punto, quindi, boom, è a fuoco, non lo so, idrondata per esempio, al posto di pistola acqua ci poteva anche stare, ok, tuono, bello tuono, mi piace, va bene, siamo a livello 32, manca davvero pochissimo a far evolvere anche Wartortle. Nel frattempo, senza volerlo, abbiamo riempito comunque l'inventario di stronzate, che non so a che diamine mi servono. Vabbè, cose normali. Boss battle normale, vediamo un po' che è uscito. Ok. Vabbè, ti shotto facilmente, sai, con cascata. Sei rosso, però. Rosso è buono, perché rosso è tanto forte, 120. Cascata, dovrei one-shotarlo, credo. No, non l'ho one-shotto, va, peccato. Ma che diamine, la gente che si esplode, non la capisco, sono sincero, perché fa boom a random, senza un vero motivo, che poi non è che dici ci shottano, no, non ci fanno nulla di danno, perché lo fate? Altro gift open, boss ancora, Dratini, bello, stai per morire male, esatto, manco un livello? Beh, però un drattini di merda, anche quello in effetti è una cosa vera. Comunque, un po' di roba me la sono fatta, più che altro ho troppe MT, troppe. Volete delle MT? Venite da Ulisse, io ho la cosa intera di MT, guardate. Ne volete una, non ce l'avete una mossa? Ulisse ce l'avrà sicuramente, quindi venite, no, seriamente, quante diamine ce ne ho? Mi servirebbe una cesta in più, ve lo sto dicendo la sua puntata, mi sa che tanto dobbiamo farcela, quindi... Per forza, altra cosa in più. La mettiamo probabilmente qua perché mi servirà per altre speciali mosse che al momento ho, però mi servono altre, quindi niente ragazzi, qui si tratta di far spawnare per forza i boss, quelli grandi, perché quelli piccolini non hanno troppa roba. Che diami? Cosa diami? Oddio, è un Kangaskhan? È un Kangaskhan? Sì, madonna quant'è ragazzi. Terremoto di cattiveria proprio. È enorme. E abissalmente, cioè, ok, manco il terremoto fa troppo male in effetti. Kangaskhan era normale, giusto? Sì, quindi, ok, vabbè, terremoto, andiamo con terremoto, tanto dovremmo riuscire in qualche modo a buttarlo giù con il terzo colpo. E, ok, terremoto, ma ci sta, è morto, abbiamo un Beldrum pure. Poi c'è un bellissimo fantastico Nidoking, vabbè, Nidoking, bugia, Nidoking, vorrei shottarlo con terremoto, dovrebbe funzionare terremoto. Beh, lui è tipo, forse dovrebbe funzionare, vediamo un po', infatti funziona, ok. Perché mi stavo pensando, ma è efficace, uguale? Sì, credo di sì, perché tanto è veleno, prima cosa. Capucciata, che cristo è capucciata? Non so che mossa sia, acqua fresca, parco ball, un'altra parco ball, e si doveva evolvere il nostro bellissimo fantastico, come si chiama, non mi viene il nome ragazzi, Wartortle diventa un fantastico, non me lo ricordo, grande, che belli questi lapsus all'improvviso che arrivano, e non me lo ricordo davvero, in che diamine si trasformava Wartortle? Ulisse, lapsus mentale, non mi viene, Blastoise, eccolo qua, perfetto, quindi Blastoise ce l'abbiamo, ora ci tocca fare l'ultima, bel dude, dove è andato? Eccolo qua, Beldum solamente, lo facciamo diventare un cartoccio, lo facciamo diventare ragazzi, perché adesso muore, se riesco a beccarlo, dovrei fargli danno, vediamo un attimo se mandiamo Arcanine, va?
Allora, vediamo un attimo se riusciamo prima di tutto a beccarlo. Arcanine, nitro carica. Tanto è tipo steel. Forse ce la facciamo in qualche maniera. Era tipo steel, però sì, 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 ricordo bene. Il problema è che non so se faccio troppo male. Ok, un altro colpo, vediamo se ce la facciamo. Così facciamo entrambi i livelli, perché tanto dobbiamo fare comunque esplodere entrambi. Ok, Flame Charge l'ha ucciso, vediamo un po'. Charmander sale comunque di livello, è giusto come cosa. E ci siamo. Ok, guarda Charmander come sale di livelli. Perfetto. Ira di Drago, al posto di un muro di fumo. Viso truce non ci interessa. E abbiamo un'altra, altre stronzate con Nero, Nero Pulsar. Nero Pulsar mi piace, interessante. E qui il nostro bellissimo fantastico Charmander diventa un Charmeleon. E ufficialmente abbiamo fatto le prime 9 parti del Pokédex. Quindi abbiamo i primi 9 Pokémon. Diciamo che ci siamo già avvantaggiati parecchio come cosa. Questi erano i Pokémon più difficili da far da trovare all'inizio. Più che altro, meno male che abbiamo un coso dei warp e possiamo trovare facilmente i Pokémon, perché sennò avevamo problemi. Ok, vediamo un attimo sul Pokédex. Abbiamo tutti i primi 9 Pokémon. Ci siamo ragazzi, quindi prima parte del Pokédex fatto. Ditemi se il video vi piace, se vorreste vedere altri episodi in cui facciamo questa cosa del Pokédex. E farò soltanto la prima, diciamo, delle generazioni, perché gli altri non sono complete su Pixelmon. Quindi mi raccomando, lasciate un bel like se volete nuove cose di questo tipo. E ovviamente catturerò anche i leggendari, perché insomma quelli fanno parte del nostro obiettivo. In ogni caso, noi ci vediamo presto nel prossimo video. Adesso è tutto, ciao ciao e alla prossima puntata. Ciao ragazzi.